Chi sei? Gianmarco Nicosia, è una vittoria più che mai nel segno delle tue parate, prima nei tempi regolamentari e poi soprattutto ai rigori con una rally che è uscita vittoriosa da una grande piscina anche di tradizione come quella di Sabadell. Diciamo, sono molto contento, molto fiero e molto stanco come i miei compagni di squadra per questa battaglia. È stata una battaglia fin dall'inizio, abbiamo preso il largo a metà partita, poi loro si sono fatti avanti, fatti sotto e anzi ci hanno raggiunto fino alla fine. Una squadra preparata, organizzatissima, con un budget incredibile e noi non siamo stati a meno come atteggiamento venendo qui a Sabadell e imponendo il nostro gioco. Sono veramente fiero dei miei compagni, e fiero di me e fiero di questo percorso. Alberto e la società stanno facendo un grande lavoro, io sono veramente contento e ho famissima. Voglio andare a riposare perché ci aspetta ancora altre battaglie importanti, quindi ancora non siamo qualificati, abbiamo perso un punto da questa, anche se abbiamo vinto ai rigori. Questa partita ci ha messo veramente sotto stress fino alla fine e ne siamo usciti vincitori, quindi la Rari può fare questo e ancora di più. Va sottolineato anche che oggi c'era un'assenza importante come quella di Ardeli. Esatto, io non l'ho detto perché Edi, anche se non ha giocato con noi, era con noi fino alla fine, era con noi sugli spalti, ci incitava, sentivo le sue grida ed è stato praticamente vicino a noi, quindi non l'ho detto perché comunque la sua non presenza è ugualmente una presenza di sprona per i ragazzi e per tutti noi. Quindi. Adesso si torna subito in campo in campionato con la Florenzia, poi ci saranno le due partite decisive per la qualificazione. Esatto, sabato abbiamo la Florenzia in casa, ci possiamo domani riposeremo dopo il viaggio e penseremo sicuramente subito alla prossima partita che molto con una squadra ostica e di cui non conosciamo tanto ancora, quindi vedremo. Chiudiamo con una riflessione: un Nicosia così è un Nicosia, insomma, versione 7 bello. Sì, vabbè, io da quando sono piccolo ambisco a diventare il primo portiere della nazionale, questo come lo ambiscono tutti quanti e magari ci saranno prossimamente le basi per, io non lo so, questo sicuramente Gianmarco Nicosia è presente e lo sarà fino a che non mi metteranno fuori e dirà altre persone che io non posso giocare più, quindi ci sono, assolutamente.